i tortelli con la coda in versione a stelle e strisce, il salame al cioccolato come grande novità delle tavole statunitensi. I piacentini Davide Calda ed Elena Gianformaggio, marito e moglie, sono reduci da un'esperienza esaltante in Florida, dove si sono trasferiti grazie alla vincita della Green Card in una lotteria online e dove hanno avviato una piccola azienda di produzione e distribuzione di prodotti italiani surgelati, comprese le prelibatezze della nostra provincia. Abbiamo cominciato a produrre prima il salame di cioccolato e poi direttamente la pasta, quindi tortelli, pisarei, anolini, e sono piaciuti tanto. Da qualche settimana la coppia ha scelto di tornare a vivere in Italia per dedicarsi a un'altra attività, ma l'iniziativa professionale nel settore gastronomico intrapresa in USA è stata carica di soddisfazioni e neanche a dirlo di aneddoti. Alcuni clienti americani, per esempio, hanno servito i tortelli piacentini appena acquistati da Davide ed Elena con salsa marinara, aglio e ragù alla bolognese. Tendevano a cuocere direttamente, a mettere gli anolini, i tortelli direttamente nell'acqua fredda e poi cuocerli, quindi insomma con risultati dubbi. Quale prima difficoltà avete incontrato negli Stati Uniti? Sicuramente la lingua, perché uno può partire anche preparato, può parlare inglese durante il viaggio, ma quando tu abiti in un paese, soprattutto come l'America, che ha un sacco di slang e di modi di dire, quello è stato l'ostacolo più grosso probabilmente all'inizio. Ora avete ottenuto anche la cittadinanza americana, ma siete tornati in Italia, con quale obiettivo? L'obiettivo è quello, per quanto mi riguarda, quello di ricominciare il lavoro che facevo prima, che mi piaceva tanto. Parallelamente mio marito probabilmente invece lavorerà nel portare qua cittadini americani che vogliono scoprire il nostro territorio.